Bene, quello che presento oggi in maniera molto breve è quanto raggiunto dalla sperimentazione di tecniche laser scanning qui a Siena, dall'IAM. Prima con alcune slide brevissime e poi con un'applicazione pratica sulla macchina. L'obiettivo al momento dell'acquisto di questo scanner nel 2004, all'avvio della campagna di scavo 2004 di Mirandolo, era quello principalmente di arrivare allo sviluppo di un GIS 3D di scavo, che al di là di tutte le presentazioni precedenti, anche in altre sedi di altri gruppi, non è mai esistito, se vogliamo, e ancora in parte non esiste. La nostra sperimentazione si sviluppa in due canali, un canale architettonico più classico e un canale archeologico più innovativo e al tempo stesso più complesso. Ora, qui in questa slide c'è un riassunto dei campi di sperimentazione. Senza elencarli tutti, vanno dal Castello di Mirandolo, il campo principale di applicazione, passando per l'Abbazia di San Galgano, Firenze, Palazzo Vecchio e tanti altri siti. Tutti dislocati sul territorio toscano, in principal modo senese. Passiamo alla prossima. Qui c'è semplicemente una serie di foto dei siti indagati. Non li sto a elencare tutti, comunque alcuni sono riconoscibili: San Galgano, Firenze, San Galgano, Firenze, Mirandolo, Santa Maria della Scala e altri. E avanti ci sono alcune slide che in maniera molto semplicistica descrivono quanto raggiungibile dal rilievo. In questo caso gli interni dell'Abbazia di San Galgano, gli esterni della stessa abbazia, la facciata dello scriptorium e del complesso, sempre di San Galgano, un interno dell'eremo di Montesiepi, qui sopra. Sempre l'eremo di Montesiepi, però visto dall'esterno con le murature esterne cancellate e un taglio per far vedere gli interni. Una visione prospettica dell'eremo dei Montesiepi dall'esterno, lo stesso eremo però con l'applicazione di informazioni colorimetriche alle murature e una visione più grande sempre dell'eremo di Montesiepi. In questo caso Firenze, Palazzo Vecchio, una sorta di raddrizzamento per punti di una delle facciate. E qui sempre Palazzo Vecchio, riconoscibilissimo. Sulla sinistra la linea blu non è altro che la misura fatta al volo sul rilievo, con la precisione del millimetro, in questo caso del centimetro. Il quadratino giallo non è altro che una estrapolazione dei punti. Quella che sembra una foto in basso, in bianco e nero, è già un rilievo tridimensionale. Nell'altro caso è un rilievo tridimensionale per punti. Il dettaglio è altissimo, con una precisione dei 2 mm a 25 metri. In questo caso, Santa Maria della Scala, al pellegrinaggio, sempre con l'applicazione del colore, che ovviamente rende di più quando il sito è magari affrescato, come in questo caso. La fonte di Follonica, in questo caso uno spaccato degli interni, e in basso una ricostruzione tridimensionale su base scanner e stazione totale. Qui, in maniera molto sintetica, di nuovo riassunte la quantità delle scansioni fatte, la parte del Leone la fa Mirandolo con 306 scansioni allo stato attuale, più Firenze, San Galgano e altro, per quasi 500 scansioni in 2 anni e mezzo di sperimentazione. Poi tralascio completamente l'aspetto tecnico della periferica. Ora noi abbiamo fatto delle aggiunte alla periferica e è stata potenziata perché c'erano problemi di sole o altro, però tralascio completamente gli aspetti tecnici, si tratta semplicemente di uno strumento che acquisisce semplicemente dei punti con 3 coordinate. Tralascio anche l'aspetto costo. Tutti sanno che allo scanner costa tanto, però solitamente viene affittato. Per cui con una banalissima convenzione in tanti riescono a ottenere lo scanner. Nel nostro caso l'abbiamo acquistato per averlo costantemente sullo scavo, interventi di emergenza o altro, non solo su interventi programmati. Ci sono tante università in giro, soprattutto di architettura, politecnici o altro, che affittano lo strumento, hanno convenzioni con ditte, con le solite ditte, e questo limita ovviamente gli interventi. Se io ho un intervento di emergenza al volo oggi pomeriggio, ovviamente non posso fare la scansione.
Questo è uno dei motivi per cui noi abbiamo fatto l'acquisto. Secondariamente però il costo dello strumento molte volte è anche una scusa per non utilizzare queste strumentazioni. Ora, questo strumento noi l'abbiamo pagato più di 100.000 euro ovviamente. Sono strumenti il cui costo cala costantemente. Però l'affitto, nel caso di convenzioni o altro, la pubblicazione su un atto, su un convegno, su un Debian, molte volte è quasi irrisorio. Ovviamente bisogna dedicare una persona, due o tre persone a utilizzarlo e poi ovviamente a tirar fuori un prodotto che non sia la banale scansione per punti di una chiesa, di un interno o di uno scavo. Poi io ripeto sempre lo scavo perché tutti gli interventi fatti su scavi, soprattutto nel tridimensionale, sono sempre bidimensionali spacciati per tridimensionali. Sono quasi sempre CAD, per cui strumenti anni 80 che sono nati come bidimensionali, a cui è stata aggiunta una fittizia terza dimensione, che non è altro che un alzato. E al massimo si va per piante disposte a altezza tot. Qui c'è, in un articolo citava addirittura il dizionario, il Devoto Olio. Semplicemente perché molto spesso il tridimensionale viene spacciato in continuo in articoli, presentazioni e altro. Però tridimensionale in qualsiasi dizionario è ciò che ha tre dimensioni, x, y, z. Di conseguenza una pianta non può mai essere tridimensionale. Ha una larghezza, una profondità, ma mai un'altezza. Per cui manca la y, di conseguenza la terza dimensione. Per fare un esempio, se io ho un crollo di un palazzo, come nel caso di Mirandolo, che ha uno spessore intorno ai 2 metri, io il crollo lo posso posizionare a una data altezza, però devo decidere se metterlo alla quota massima, a metà, o alla base, o altro. Idem un muro, non potrà mai essere rappresentato in tridimensionale con una pianta. Beh, questa era semplicemente un'introduzione molto molto veloce del lavoro svolto. Ora, per far capire meglio, faccio passare il GIS finora sviluppato. Ora, in questo caso è una visione prospettica, in questo caso quasi frontale, dello scavo di Mirandolo, parzialmente rimontato allo stato attuale. Ovviamente questa è la platea, per chi non la conoscesse, questo è il fossato e questa è l'area sommitale con il palazzo, e in basso la torre. Sono in un ambiente puramente GIS, però già tridimensionale, perché io posso fare delle rotazioni e vedere il mio scavo. Ovviamente in questo caso queste chiazze nere sono così scure perché sono successioni di US una sopra l'altra, così come se avessi tantissime piante bidimensionali, con la sola differenza che qui sono rilievi a scanner. Per cui se faccio una visione zenitale al volo ho una sorta di disposizione quasi stile planimetria. Nel dettaglio questo è l'area palaziale, questa è la torre e questa è l'area 9 avviata quest'anno. La base è una base realizzata nel 2004, di conseguenza tutti questi buchi, queste zone bianche sono dovute semplicemente alla incapacità, al tempo di realizzare un prodotto di qualità elevata. Infatti quest'anno si sta approfittando della ripulitura generale dello scavo per rifare la scansione di tutta l'area. Se io tolgo completamente il rilievo generale e passo a una visione più dettagliata degli ambienti di scavo, ovviamente questa chiazza si riduce e vedo quelli che sono i dettagli murari. In questo caso la torre, che ovviamente può essere vista in tutte e tre le dimensioni. In questo caso le murature e il crollo interno. E il palazzo. Nel caso del palazzo io posso fare anche una scomposizione di tutto l'OS rilevate e rimontate. In questo caso lo scavo del palazzo all'avvio con il crollo. Difficilmente una cosa di questo tipo è riproducibile in una pianta bidimensionale, idem in un prospetto.
In questo caso invece sono in un ambiente puramente tridimensionale. Sulla sinistra io ho come pure un ambiente GIS, in maniera qui ancora abbastanza disordinata perché il GIS è in lavorazione, le varie US. Questi numeri 61, 2006, 8, 11 eccetera non sono altro che le US date in corso di scavo. Cliccando le quali io posso comporre e scomporre lo scavo a mio piacimento. Sempre con la possibilità ovviamente di ruotare e visualizzare. In questo caso ovviamente ho tolto il crollo, di conseguenza vedo quello che sta sotto il crollo, così come quando si è scavato. Idem per i muri, volendo posso fare una sorta di sezione volante semplicemente smontando il muro davanti. In questo caso ho questo grande taglio, il 2071, che posso togliere o mettere a mio piacimento, e gli strati superiori. Più questo murettino, che ovviamente posso scomporre. Qui si tratta semplicemente di una scomposizione o ricomposizione dello scavo, perché io posso arrivare alla scomposizione totale dello scavo, togliere completamente i muri, vedere semplicemente la successione dell'US e eventualmente in post scavo valutare quanto è scavato. Per cui in questo caso ovviamente io ho semplicemente il livello su roccia con le buche di palo, che poi posso ovviamente rimontare. Idem per la torre, ad esempio. Per cui io posso montare quello che mi interessa come in un normalissimo GIS bidimensionale, con la sola differenza che tutti gli strati sono georeferenziati con stazione totale, hanno la precisione, come ripeto, di 2 mm a 25 metri, per cui tutto il poggio di Mirandola ha una precisione di 2 mm, irraggiungibile con qualsiasi rilievo tradizionale. E questo è la prima fase di quanto raggiunto. Poi come ultima cosa di quanto raggiunto, io ora vado a rimontare il palazzo, la volontà da parte dell'IAM, come al solito, non è quella di esporre un tridimensionale che gira di un solo palazzo su tutto lo scavo. La volontà è di rimontare tutto lo scavo di Mirandola, cosa che si sta facendo. Ogni giorno si fanno scansioni di tutte le US portate in luce in tutte le aree di scavo. Così come si fa il rilievo bidimensionale a matita classico. Secondariamente il tutto viene rimontato, e non per annullare completamente le piante bidimensionali, ma per affiancarle. In questo modo tutto questo sistema è stato introdotto all'interno del sistema OpenArchio, già presentato più volte in altri convegni. Ora, OpenArchio girava, ha sempre girato e gira ancora in ambiente Mac. È stato completamente riscritto per ambiente Windows e dal punto di vista visivo non è altro che questo quadrato, questo programmino, con queste quattro icone: GIS Database, Database GIS, GIS Matrix, Matrix GIS. La funzione di questo OpenArchio non è altro che di mettere in collegamento il GIS col database e viceversa. Per cui io, se seleziono questo muro, cliccando semplicemente un pulsante posso far aprire la scheda OS. E viceversa, poi passare al Matrix e in maniera incrociata aprire tutti gli archivi. Ora lo faccio vedere al volo per un paio di US. E poi concludo. In questo caso questo non è altro che l'archivio US con l'inserimento di tutti gli scavi insieme. In questo caso è Poggio Bonsi, neanche Mirandola. Qui sotto ho il GIS. Se io ad esempio volessi conoscere la scheda US di questo muro, mi basterebbe selezionarlo,
qui questo umore selezionato, clicco semplicemente il pulsante GIS Database e il sistema mi tira fuori la scheda US dell'US 2006. Mirandolo, area 1, US 2006, cliccando semplicemente l'archivio io vado ad aprire la scheda US, per cui struttura in muratura, muro perimetrale sud del palazzo, descrizione e così via. Ok, posto. Grazie molto. Allora, io ringrazio naturalmente.